Benvenuti in un nuovo video e benvenuti in una nuova tipologia di video. Sì, raga, io non vedo l'ora di registrare questo video, avete letto già dal titolo, cioè i miei follower scelgono il mio shopping. Vi ho fatto un sondaggio su Instagram, perciò ragazzi, se non mi seguite, andatemi a seguire su Instagram, mi trovate come Giulia Mifitto e avete letto già dal titolo, ho voluto iniziare questa tipologia con haul supplement, perché comunque sì, io ho fatto i video recensione assaggio per quanto riguarda haul supplement, però io prendevo sempre e solo le novità, quindi uscivano i burri, li prendevo e li assaggiavo insieme a voi e vi davo la recensione, però ci sono comunque, mi sono resa conto che io tanti altri prodotti non li ho provati e quindi vi ho fatto questo post che quali prodotti volete che io provi di haul supplement, voi dite io compro, consigliatemi, e mi avete consigliato tantissimi prodotti. Alcuni messaggi li ho scartati per il semplice motivo che c'era scritto tipo o solo pistacchio, sì, ma cosa? Quindi ho scelto i messaggi che comunque andavano di più nello specifico. Molti messaggi erano molto simili, quindi ne ho preso uno per poi menzionare anche gli altri. Quindi questo video, questa tipologia vi piace, io ovviamente vi porterò anche shopping su altro sito, su altri siti, non vedo l'ora raga, anche abbigliamento, quindi mi raccomando, supportate questo video. Allora, io inizierei subito, subito, subito il primo messaggio. Salse, voi starete vedendo anche poi dopo quando facciamo shopping, perché poi aspettate anche l'unboxing, in questo video sarà tutto insieme. Sono un po' impacciata perché è nuova questa tipologia. Scusatemi se vedete ogni tanto il verde, che raga, veramente non so più come impostare le luci. Quindi voi starete vedendo dopo anche la registrazione schermo. Allora, Salse 0, se non ricordo come si chiama, Servivita, questo marchio dopo andiamo a vedere, muesli e Enerzone, muesli proteico. Quindi andiamo su All Supplement. Allora, io per quanto riguarda la salsa, io già ho provato questo marchio, però ho provato il gusto, eccoci qua. Ho provato il gusto, come si chiama? Salsa cocktail, una cosa del genere, e sinceramente non mi è piaciuto per niente. Però vediamo un po' se c'è tipo ketchup, che di solito non mi ha neanche specificato il gusto, oppure tra salato e dolce, quindi scelgo io. Vado per quanto riguarda il salato, perché io per quanto riguarda quelli dolci non li utilizzo, e vado a selezionare ketchup. Servivita comunque si chiama. Ok, aggiunto al carrello. Poi andiamo a vedere cosa ha chiesto. Muesli e Nerzona, quindi andiamo nella categoria cereali. Allora, sono nella sezione cereali. Allora, dove sei? Non sono disponibili. Quindi lasciamo un attimo questione muesli in stand-by per poi andare a vedere se c'è qualche altra domanda. Muesli proteico. Allora, eccolo qua, l'ho trovato, l'unico, quindi lo prendiamo subito. Muesli proteico al cacao biologico. Mi ispira tantissimo, quindi prendiamolo. Penso che lei si riferiva a questo. Ok, quindi i primi due prodotti presi. Andiamo avanti. Maionese 3%, tutti dicono che è la migliore in assoluto. È vero, raga, me l'hanno consigliata in molti, infatti ci sono anche altri 3-4 messaggi, quindi la prendiamo subito. Infatti, raga, mi ispira tantissimo. Ogni volta che ho fatto l'ordine su All Supplement dimenticavo sempre di prenderla, quindi prendiamola subito. Ok, andiamo avanti. Le salse Call of Fit. Allora, non le prendo per il semplice motivo, io poi vi faccio un video, tutte salse queste qui, e le proviamo insieme. Non la prendo perché già ce l'ho una sigillata che volevo provarla insieme a voi, che è tipo quella lì alle erbe. Quindi facciamo un video in cui le proviamo, e in più c'è un'altra maionese che io ho preso tantissimi mesi fa, che non l'ho mai provata, perché sapete poi io non è che utilizzo sempre queste salse, quindi non è che ne consumo chissà quante al mese, quindi ce l'ho ancora, quindi proviamo tutte queste quattro in un video. Quindi per quanto riguarda le salse abbiamo finito. Poi, cookies pro snack proteico al pistacchio. Ok, raga, quindi scriviamo direttamente cookies. Ricoperto al cioccolato fondente.
Prendiamo, che poi se mi sbaglio già l'ho preso in passato, però raga non vi aspettate un cookie perché se mi sbaglio è proprio una cosa piccolina, però prendiamola, visto che c'è la prendiamo. Poi, ciao, hai già recensito i burri di coro per caso? Allora no, però ho pensato, visto che il burro di pistacchio ormai ve l'ho recensito tantissime volte su Instagram e a volte anche in qualche video qui vlog su YouTube, però un video a parte proprio per quanto riguarda il burro di coro non l'ho mai fatto. Quindi vediamo se io quella alle nocciole già ce l'ho ancora sigillato, quindi possiamo farlo che lo prendo quello lì e lo proviamo e in più cerchiamo altri burri coro e li prendiamo così vi faccio il video recensione. Scrivo direttamente coro così subito faccio. Allora, il primo è il burro d'acero bio che mi ispira tantissimo. Crema di nocciole ce l'ho, crema di pistacchi ce l'ho, crema di noci di macadamia non c'è, però raga, è da un bel po' che non è disponibile, quindi nel mentre vi faccio la recensione di questi qua. Mi piace tantissimo, raga, questa tipologia perché sono prodotti che poi io prendo sempre le novità e non vado mai a provarli. Quindi lo prendiamo e lo proviamo. Le selfie bar non le ho mai provate, sincera. Non lo so perché, oh. Eccole qua. Mi sta piacendo troppo, raga, questa tipologia e secondo me piacerà tanto anche a voi. Quindi costa all'incirca 1,99 € e quindi a sto punto le prendiamo tutte e vi faccio il video recensione. Vediamo se ci sono tutte, sì, quindi le aggiungo tutte al carrello almeno, vi faccio un video unico. E poi parlare veramente nel dettaglio. Guarda la roba, no? Ho paura. Poi frutti di bosco. Frutti di bosco mi ispira tanto. Cioccolato. Nocciola. Fichi arachidi. Cocco. L'ultima raga, mi ispira tantissimo. Pistacchio. Ok, speriamo che ha aggiunto tutto al carrello. Poi andiamo avanti, pane Keto Chef. Allora, mix per pancake waffle no, fibra di mela no, farina di bambù no, mix per panini proteici. Dove sei? Pane, 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 pane. Pane proteico non è disponibile, però ragazzi, secondo me possiamo prendere panino. Tanto alla fine siamo lì, almeno per provare, perché ho detto che già volevo provare qualcosina, quindi faccio una piccola variazione, prendiamo i panini. Sulla linea Keto c'è l'extra del cashback, quindi del 15%, fantastico. Andiamo avanti. Potresti provare se ci sono delle nuove barrette, magari o qualche tipo di galetta particolare. Allora, gallette particolari non sono uscite, però giù nell'info box vi lascio il video delle gallette, quelle lì nuove, dei gusti un po' particolari. Per quanto riguarda le barrette, io ho fatto in precedenza, che mi deve arrivare anche lunedì il video, l'ordine, poi vedete tutto in un vlog. Nel vecchio vlog già vi ho detto che vi dissi che avevo fatto un ordine su WhatsApp, principalmente per prendere gli integratori che mi servivano, proprio per non inserirlo in questo video perché sinceramente non ci azzeccava niente. Quindi ho preferito prendere anche delle barrette, ho fatto benissimo. Della Le Battle Bites, perché erano tutte disponibili, tra cui un gusto nuovo, quindi ho preso il gusto nuovo e altri tre gusti che io non avevo mai provato perché ogni volta non erano mai disponibili. Quindi vi faccio un video a parte in cui le proviamo e poi vi do anche la recensione delle altre, anche se al momento non le ho prese, però forse a fine video le inserisco, non lo so, però mal che va, raga, veramente ve le ho fatte vedere, stravedere quelle barrette, quindi anche se non ci sono, almeno ci concentriamo sui gusti che non ho mai provato, quindi quelle lì ho già le ho prese. Allora, farina Mocaccino BPR, raga, mi ispira tantissimo questa farina perché mi avete detto che è buonissima, quindi mettiamo direttamente BPR. Tu, Mocaccino, eccola, c'è. Ok, inserita. Poi chips Pro Bios, vari gusti, esempio ceci e pepe nero, quindi le. No, vabbè, oggi la fortuna è dalle nostre parti proprio. È dalla nostra parte. Mi ispirano tanto. Comunque, raga, fa un caldo che non si può stare proprio. Ok, andiamo avanti. I preparati Keto Chef, che già l'abbiamo preso. La granola Keto e cookies e crackers Keto. I crackers Keto non l'ho mai visto, però dopo ricerchiamo un attimo.
Quindi preparati, già l'ho presi, non li prendo tutti perché raga, altrimenti questo ordine viene immenso. La granola keto. Bio keto granola. No, non è disponibile. Però, visto che abbiamo preso questi muesli qua, potremmo prendere altri muesli così da fare un unico video. Visto che mi ispirano un sacco questi qua. Vediamo una cosa, perché quelli che mi dici tu non ci sono. C'è solo questo qua, granola bio, però non è keto. Non so se prenderli. O meno, raga, non lo so. Adesso li prendo questo qui, oh. Così almeno li proviamo. Tanto fa sempre parte della granola, però non è keto perché quella lì non c'è. Però almeno vi faccio un unico video in cui vi provo un po' muesli granola, facciamo un po' un mix, perché raga, non c'è, oh. Però sinceramente mi ispira, quindi boh, forse a volte può interessare a qualcuno queste cose. Quindi prendiamole. Non ti bloccare. Ok. I cookies. Ok, andiamo quindi nella sezione perché io quelli là li ho visti, però non li ho presi l'ultima volta che ho fatto il video, quindi li prendiamo. Protein cookie. Ok, l'albume aromatizzato della Diet Premium. Oddio, ho paura perché ho capito quello che dici tu. Perché io non l'ho mai presi. Però ragazzi, ci sono anche altri. Ci sono pure questi. Mica te li dicevi questi, no? Non so se fare un unico video. Secondo me prendo anche questi, almeno vi faccio un unico video in cui vi provo vari gusti. Che dite? Sì, aspettate, raga, io ritorno un attimo indietro sui miei passi, aspettate. Perché secondo me vi può interessare, adesso che viene anche il periodo invernale, in qualcosa non lo so, vediamo un po', dai, adesso li prendo, almeno vi faccio un'unica recensione. Ok, andiamo alla richiesta della ragazza, però faccio prima a scrivere un attimo albume. Perché almeno escono tutti. Perché mi ricordo ci sono tre gusti. Sì, infatti, banana, meno male non c'è. Aromatizzato al melone e aromatizzato al caffè. Quale prendo? Ma allora, raga, a me non mi ispira proprio. Melone o caffè? Caffè albume. Lo so, sono indecisa. Dai, prendiamo caffè. Ho paurissima, raga. Ne prendo uno perché penso che poi lo assaggiamo in un vlog. Ho paura proprio. Proto Kiss tipo tozzetto. Ho capito quali sono. Ci sono tutti che a questo punto vi faccio un video unico. Sì, ci sono tutti, quindi li prendiamo. Secondo me questo ordine sarà immenso. Non fa niente, almeno vi faccio anche tutte le recensioni. Sapete che poi io amo i video recensioni, quindi li amate anche voi. Ciola, cacao, mandorla. Scusatemi ragazzi, questo video sarà immenso veramente, ma ci saranno anche alcuni tagli per forza. Crema di noci di macadamia mi ispira un sacco. Bella Damiano? Penso di sì, non penso che ti riferisci a quello coro perché non c'è. Le noci del Brasile, no. Quindi tu ti... non lo so a che ti riferisci. Perché non è la stessa cosa. Quindi tu mi hai specificato macadamia, quindi sarebbe coro per forza, però non è disponibile. Qualche barretta particolare, adoro i tuoi video dove li assaggi e ci dici dei pareri. Grazie, anche io adoro questi video. Allora, barretta particolare, vi ho detto che sono uscite solo le Battle Bites, però ho visto, mentre vedevo i prodotti che scorrevo per trovare le cose, che è tornato disponibile lo snacco, non mi ricordo come si chiama, però
tutte, ogni volta mi dice Giulia lo provi, però raga non è mai disponibile. Adesso, se non ho visto male, mi sembra disponibile. Eccolo, lo Snacco Fit, che sembra un po' il Duplo. Quindi vediamo se sono disponibili tutti, anche se non è proprio una barretta, è un wafer, però ci siamo perché è qualcosa di particolare e di nuovo, quindi ci stiamo. Dopo devo controllare bene l'ordine per paura, tipo che ho dimenticato qualcosa. Quindi adesso faccio anche l'ordine, non vedo l'ora di spacchettare tutto e niente, vi lascio all'unboxing. Eccoci, dopo 2 giorni è arrivato il pacco e raga non vedo l'ora di vedere tutto. Ovviamente io vi ho aperto tutto, solita protezione. Mi raccomando raga, supportate questo video anche con un like, fatemi sapere giù nei commenti se questo video, comunque questa tipologia, vi piace, così da continuare anche su altri siti. Allora mamma mia, iniziamo subito. La prima cosa che vedo sono le chips. Ieri mi hanno chiamato per dire che 4 prodotti non erano disponibili, quindi adesso vediamo, poi dopo vedo io quello che manca perché non ricordo bene. Non fa niente. Allora, chips di ceci e pepe nero della Probios. Eccoli qua. Questo è quello lì al pepe nero, invece questo qua di lenticchie e paprika. Mamma mia, mamma mia, che profumo! Non vedo l'ora di provare tutto. Poi della Ciao Carb, i Proto Kiss. Eccoli qua, ne abbiamo preso tutti questi. Se non mi sbaglio, mandorla di questo qua mancava. Dove stanno i gusti? Ok, questo è cacao. Non vedo l'ora di registrarvi tutti i video. Cocco. Vaniglia e limone, che secondo me sarà il mio preferito. Poi. Nocciola. E raga, non vedo più niente, mo. Vabbè, dopo vediamo se esce qualche altra confezione. No, vabbè, che belli pure la confezione. No, vabbè. Della Diet Food, questi qua sono al cacao, non ricordo però, non era la granella, era la granella se non mi sbaglio, al cacao. Vabbè, poi proveremo tutto in vari video, tutto bio. Raga, comunque è bellissimo. Però la confezione si può anche richiudere. No, vabbè. Troppo bello. No, ma quanto è bello. Poi questi qua sono della Biosan San Martino. Muesli proteico al cacao biologico. Madonna, non vedo l'ora. Veramente non vedo l'ora. Mi piace questa tipologia. Poi andiamo avanti. Comunque ragazzi, le confezioni sono bellissime e questa granola è troppo troppo bella. No vabbè, guardate qua, bellissima, mamma mia. Ok, questa qui non mi ricordo perché sta scritto tutto un po', il gusto non lo ricordo, vabbè, poi lo vedremo. Nocciola, cocco. Vedremo tutto nel video dedicato, quindi adesso ve le mostro solo perché devo andare un po' a vedere sul sito perché non ricordo di preciso il gusto, poi qua non ci capisco niente. Vabbè, 200 grammi. Comunque raga, troppo troppo bella questa granola, proprio le confezioni sono belle. Poi quest'altra granola, questa deve essere con cioccolato, semini di zucca, riso soffiato mi sembra, cocco, cannella, no cannella no, comunque adoro questo con il latte, con le proteine all'interno, un po' anche il gusto neutro, adoro. Quelli qua secondo me sarà una mia nuova dipendenza. Quest'altro qui comunque ne ho preso un sacco. Questa è sempre la granola, semi di zucca, non so se c'è anche il cocco, comunque cioco cocco, vabbè, eccola qui. Poi come sempre le vedremo nel dettaglio. Comunque raga, le confezioni sono troppo belle. Poi Protein Keto Chef, questi qui sono i panini, vediamo un po', cioè io ho ordinato io, però è come se è una sorpresa ogni volta, non so perché. Ecco un altro di questo Proto Kiss gusto arancia.
poi le self bar, che poi secondo me, allora, questo è il gusto banana, poi gusto, però i prodotti che avevano detto che non c'erano, ci sono qui dentro, non ho capito, vabbè, non fa niente. Fichi arachidi. Aspettate, volevo andare per ordine, ma va bene. No, vabbè, raga, quanto sono belli. Protein cookie bar. Sono bellissimi, però non so se... Mi sembra tipo, più che una forma di un brownie, mi sembra la forma di un... Cioè, la forma di un cookie mi sembra la forma di un brownie. Vabbè, eccoli qua. Comunque, raga, non mi ricordo neanche i gusti, scusatemi. Vabbè, eccoli qua. Tanto poi adesso ve li mostro solo, poi ne parleremo nel dettaglio di tutto. Però sono bellissimi. Sono vegan. No, vabbè, adoro. Poi. Questi devono andare in frigo perché sono un po'... Nocciola, sempre di sé. Poi gusto frutti di bosco che io non vedo l'ora di provare. Questo è lo snacco fit al cioccolato bianco della Pro Nutrition. Mamma mia. So happy. Allora, questo qui nocciola e cioccolato. Sempre lo snacco. E un altro non lo trovo, vabbè. Questa qui, sempre le selfie. Gusto mandorla. Che non mi ispira. Poi... gusto pistacchio, che ho paurissima. Vado, quanti prodotti. Cioccolato e deduco caffè. Caffè. Poi questa io non vedo l'ora di provarla, secondo me piacerà anche a me, della Hellmann's. Sì, penso di sì, che è una maionese light, non è quella zero perché comunque c'ha 11 calorie, eccetera, però anche i valori non sono male. Non vedo l'ora di provarla insieme. Poi, eccolo qui l'altro. Lo snacco alla nocciola. Adoro. Ah, questo è proprio al cookie. L'altra volta, quando arrivò a me, era piccolissimo proprio. Vabbè, cookie pro al pistacchio. Mi resta aperto. Eccolo. Poi, vado, speriamo che sia buona, della Servivita gusto ketchup. Comunque secondo me, non voglio essere ripetitiva, ma questo video così vi piacerà molto e piace sinceramente anche a me, perché così io ho la possibilità di provare tante altre cose. Tipo, se non avessi mai fatto questo video, non avrei mai provato l'oro. Quindi... Poi farina gusto mocaccino della BPR, che anche questa, raga, mi ispira tantissimo. Adoro. Poi... no, paura. Della Diet Premium. Come si dice? Diet Premium? Premium? Vabbè. Albume aromatizzato al caffè. Cioè, raga, io ho paurissima. Come ultimo prodotto ben imballato, eccolo qua, abbiamo il burro d'acero Pio, che io non vedo l'ora di provarlo, della Coro. Anche il barattolino è sempre bello, ma i barattolini della Coro sono troppo belli. E quindi niente, raga, aspettatevi tanti video recensione / assaggio e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!